Ciao a tutti, io sono Mariangela, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi nuovo video chiacchiericcio e in particolare rispondiamo ad una serie di domande relative ad un tag che parla proprio della mia malattia e la malattia di alcune ragazze che vedo qui tra la mia community, ovvero la palettopazia. Questo video tag è stato ideato da Scarlett Diva Makeup. Non la conosco, vado subito a vedere intanto appena ho finito con i suoi video o comunque in generale il suo canale e vi dico chi mi ha taggato. Mi ha taggato la dolcissima Mary del canale One Be Queen, che mi fa fare sempre questi video tag molto molto carini dove rispondo ad una serie di domande e mi dà così l'opportunità di farmi conoscere meglio e di chiacchierare un pochino con voi. Lei mi ha taggato perché praticamente come me soffre della mia stessa malattia, che è la malattia delle palette pazze, ovvero di chi colleziona palette praticamente a non finire e non smetterà mai. Ma cominciamo subito con le domande, sono ben 10. Partiamo dalla prima e intanto leggo. E la prima dice: la palette che ami di più e perché? Allora, in realtà io ho una marea di palette, come vi ho sempre detto nei video precedenti. Cercherò di farvi un recap di tutta la postazione make-up quando ho tempo, però diciamo che la palette che io adoro di più alla follia tra tutte quante è una palette che ho scoperto quest'inverno. Perché è uscita quest'inverno? È la palette che mi sento dire proprio la palette dei miei sogni, è la mia. Infatti si chiama My Dream Palette. Per chi non l'avesse capito, la My Dream Palette è proprio questa qui della Denona, di Natasha Denona, ed è proprio la palette dei miei sogni, è la mia palette perché io sono emozionatissima quando la vedo. Praticamente è un tripudio di colori che mi appartengono, ovvero le tonalità calde, quelle sul violaceo. Questo colore qui, che come vedete dalla cialda è multiriflettente perché è duochrome, quindi colore duochrome, colori chiari, champagnini, colori caldi e colori viola fanno parte del range delle colorazioni preferite di Mariangela. Quindi abbiamo trovato la palette della vita, la palette che non abbandonerei mai, non le abbandonerei nessuna delle mie bimbe, però devo dire la verità, questa è proprio la mia palette, quella che preferisco di più in assoluto. Seconda domanda: cosa ti dà più fastidio o disagio in una palette? Allora, se mi seguite da un po', dato che recensisco moltissime palette comunque, avrete sicuramente notato un tasto dolente che mi sta molto a cuore, ovvero quando vedo una palette che non ha un punto, diciamo un colore che sia ideale per scurire l'angolo esterno, come in questo caso, diciamo in questo make-up, per farvi capire. Ho comunque un colore nero molto molto intenso, se non è nero comunque un bel marrone scuro, dunque qualcosa che aiuti a definire l'occhio. Io la palette la sento proprio qui sul groppone, perché per me le palette devono avere in generale tutte una buona scala di colori che permetta di poter intensificare gli occhi e quindi dei colori che riescano ad intensificare anche l'angolo esterno. Poi vabbè, se ci sono palette nate tipo, vi porto un esempio, delle palette tutte pastellose, quindi chiare, che sono nate con quel concept, quindi sono state studiate con quelle colorazioni. In una palette pastello non me lo sognerei mai un colore scuro da definizione, ma non vi preoccupate che lo cerco anche lì. Poi
perché sono veramente puntigliosa e mi urto ad andare a pescare in altre palette altri colori, perché generalmente mi devo truccare con una e non andare a pescare altre cose in generale. Quindi il mio look fondamentalmente deve avere una diciamo parte più scura all'esterno, come piace per il mio stile, diciamo, come piace truccarmi, e quindi nella palette sento proprio l'esigenza di alcuni colori un po' più scuri, un po' più intensi per dare profondità. E quindi il disagio che incontro in alcune palette si fa sentire quando non vedo dei colori che riescono a darmi quello che vorrei effettivamente. La terza domanda dice: lo schema colore che ti fa correre al checkout. Allora, fondamentalmente finora ho sempre preferito palette con colorazioni calde, quindi con tutti ombretti fondamentalmente caldi. Questa cosa, diciamo, un pochino sta cambiando perché mi rendo conto che ultimamente sto prediligendo anche altre tipologie di tonalità, magari un po' più sul violaceo, non so, non sempre solo i soliti bronzati, terracotta, che ero abituata praticamente ad acquistare sempre, perché io appena vedevo una palette bronzata barra pescata con del terracotta all'interno, io ero tipo la prima ad acquistarla. Però mi rendo conto che alcune tonalità mi stanno molto bene e mi piacciono. Quindi, diciamo, crescendo un pochino, anche io ho cambiato i miei gusti, però continuo a prediligere praticamente tonalità calde, ne li acquisto comunque. Però ecco, se c'è anche una palettina con delle tonalità violacee, anche lì mi ci butto a capofitto. Però in generale, ecco, una cosa comune credo a tutte le palette opazze è il fatto che non c'è discriminazione alle palette, quindi praticamente ti senti in dovere di acquistarle tutte, non solo quelle, cioè anche quelle con le tonalità fredde, che magari tipo le tralasci. No, non è vero, non le tralascerai mai. Quarta domanda: brand che ami di più per come realizza le palette. Allora, in realtà non c'è un vero e proprio brand unico, nel senso, questa domanda si può classificare come qual è il brand che preferisci di più in ambito di palette, comunque di realizzazione di palette. Ho a cuore un po' di brand che appena vedo che realizzano, diciamo, nuovi contenuti, diciamo, nuove palette, mi ci fiondo subito a capofitto. Sto parlando, ad esempio, ecco, di Huda Beauty. Ve ne ho presa una, ma in generale le ho tutte quelle di Huda. Questa è una delle mie preferite, la Nauti. Huda mi piace tanto per come realizza le palette, cioè guardate lo schema colori, ad esempio, di questa qui è unico. Ha non solo gli opachi, ma anche colori che non si trovano in altri brand, diciamo colorazioni un po' più particolari come questi marmorizzati, oppure questo qui che è un gel con delle sfere metallizzate all'interno. Diciamo è un brand che si presta molto all'innovazione. Un altro brand che mi piace tantissimo e mi piace per come realizza appunto le palette è senza ombra di dubbio Nabla. Questa è una delle ultime palette uscite. E guardate che bello questo schema colori, guardate com'è studiata bene. Può essere utilizzata per quad o per file di colore, cioè veramente sono delle palette, anche quelle di Nabla, studiate benissimo. E anche quelle di Nabla praticamente tendo a collezionarle tutte perché mi piace proprio come realizza le palette, la qualità degli ombretti e lo schema che c'è dietro. In generale, però, mi piacciono anche altri brand, tra cui Pat McGrath. Praticamente Pat McGrath io l'acquisto sempre verso l'inverno, verso autunno-inverno, perché? Perché
diciamo, per la collezione natalizia, ecco, se ne esce sempre con queste palettone così, che costano fondamentalmente un'ottantina di euro, che se andate a ragionarci su, è un prezzo accessibile per Pat McGrath, perché se conoscete il brand e le loro palette, si aggirano fondamentalmente le palette classiche ad un prezzo di 130 euro, quindi molto di più e con meno colori. Qui invece ci sono molti più colori. E sicuramente la cialdina è molto più piccola delle classiche. Però ecco, di queste qui che sono ora non mi ricordo come si chiamano in particolare, hanno proprio un nome, escono tutte quante nello stesso periodo, prima di Natale. Ecco, io le colleziono tutte, ne sono uscite tre finora e tutte e tre le ho, perché è un buon modo per provare gli ombretti di Pat McGrath e sono stupendi. Altro brand che mi piace come idealizza, diciamo, le proprie palette e anche la qualità è Beauty Bay. Questa è la Retro Love che mi è arrivata un po' di tempo fa, che dobbiamo ancora testare insieme, e sono molto economiche, ma super performanti, soprattutto per questi metallizzati atomici. E altro brand che mi piace molto per come idealizza le proprie palette è questo qui, ovvero Anastasia Beverly Hills. Anche qui di Anastasia le ho praticamente tutte, anche le Norvina le ho tutte, perché proprio la qualità degli ombretti e anche lo schema colore mi piace veramente tanto. Quindi diciamo che la risposta alla domanda numero 4 era un po' generica, ho incluso un po' di miei brand preferiti. Passiamo alla quinta domanda, che è: brand che odi e pensi debba darsi una regolata? Dunque, io non è che odio brand, perché mi piace in realtà provarne di tutte le tipologie, da quelli più low cost a quelli più high cost luxury. Provo addirittura anche Primark tranquillamente, quindi non c'è qualcosa che odio. Però se proprio devo dirla tutta, se proprio devo trovare un pallino, un lago nel pagliaio, come si suol dire, è con le palette di Makeup Revolution. Ora ve ne faccio vedere una, perché una praticamente ce n'ho, e vi spiego anche il motivo. Allora, io per passione ho sempre acquistato, diciamo, ho iniziato ad acquistare, ovviamente essendo nata questa passione da quando ero molto più piccola, ho sempre prediletto make-up low cost. E uno di questi è appunto Makeup Revolution. Che cosa succede? Che avevo acquistato praticamente di tutto di Makeup Revolution, perché praticamente i prezzi erano molto bassi, la qualità degli ombretti non era male, però a un certo punto mi rendevo conto che il loro marketing era realizzare tipo una marea di palette al secondo proprio, e tu ti ritrovavi a spendere una caterva di soldi quando pensavi in realtà di stare a spenderne pochi, perché diceva: vabbè, 10 euro di palette, dai, poi magari te le scontano a 5 euro, te le tirano a 5 euro. No, perché ogni 2 minuti ti fanno uscire una novità e tu stai lì come una fessa a comprarle. E ti rendi conto, anzi, io a quel tempo ero un po' scemotta e non me ne rendevo conto. Mio fratello mi disse, perché era lui che mi faceva gli ordini online: ma tu stai spendendo così tanti soldi, i tuoi risparmi, che comunque non lavoravo, ero ragazza e studiavo. Mi dice: da adolescente ti metti da parte tutti questi soldi per comprarti, tipo, per farti ordini su ordini di Makeup Revolution, e
Poi stai a smirare la palette uscita su Sephora di Too Faced, per esempio, di Kat Von D. Io tipo ero lì che andavo su Sephora e dicevo: Madonna, non me le potrò, cioè, non me le potrò permettere mai. La sesta domanda dice: palette più vecchia che hai, ma che continui ad usare nonostante possa farti cascare un occhio. Allora, fondamentalmente ce l'ho una palette vecchissima, ma non la sto continuando ad usare. Non perché penso che mi possa cadere un occhio, di queste cose, diciamo, non me ne curo tanto. Perché sono una di quelle che ritiene che se le palette, a maggior ragione le palette, ora non vi parlo comunque dei rossetti che magari possono perdere un po' la loro qualità nel tempo, sono altre tipologie di prodotti, però in realtà i prodotti in polvere, se ben tenuti, custoditi, in genere hanno un PAO, ovvero una scadenza dalla data d'apertura, e di 36 mesi, quindi di 3 anni, però se voi le tenete bene, non è mai morto nessuno. Cioè, tipo mia madre, un po' in generale tutte le mamme, ora scrivetemelo sotto i commenti, non mi dite di no, ma non mi dite che tipo non avete mai visto palette dell'epoca, tipo adolescenziale delle mamme dentro i beauty case. Ancora funzionavano, certo, era, se vedo una palette che praticamente ha dei colori che sopra hanno una patina che non gli permette più di far scrivere, oppure che hanno perso il loro colore originale, che emanano un odore particolare, ecco, non è una palette che prendo e la vado a pescare e dico: oh, che bello, mi trucco con quella, però. Ecco, la mia idea è che se non riscontro, diciamo, particolare mutamento sugli ombretti, continuo a utilizzarli senza problemi, nonostante la data di scadenza. E una delle palette che ho vecchissime è questa qui, è la Shade Light Eye di Kat Von D, bella consumata anche questa. Soprattutto con questo colore qua, nemmeno tanto perché comunque poi ho iniziato ad avere la mia palettopazia, ad avere la mia malattia, per cui praticamente acquistavo di tutto e tendevo a collezionarle. Detto ciò, non voglio scandalizzare nessuno, non voglio tirare fuori un putiferio, ognuno ovviamente sulla data di scadenza la pensa come vuole. E io comunque penso che se i trucchi sono tenuti bene possono durare anche più della data effettiva di scadenza. La settima domanda dice: palette appena comprata e perché? Allora, la palette che ho appena comprato è la Italian Spritz di Too Faced, questa qui che vi ho già mostrato in un video dedicato. Perché l'ho acquistata? Perché praticamente io appena ho visto lo schema colori di questa palette sono completamente morta. Cioè, l'odore è paradisiaco poi. È proprio la mia palette. È quello che vi dicevo io prima, no? In una domanda precedente, lo schema colori che vado cercando. Ecco, colori caldi, colori violacei, anche dei bei blu. Quindi top. Non solo, altre palette che ho acquistato comunque l'avete viste in un video precedente dove vi mostravo un haul generale, tipo ad esempio la palettina della nuova collezione di Chiara Ferragni, ecco un po' di cosine random. E poi ieri queste sono proprio fresche. Dentro c'è praticamente tutta, non tutta la collezione, ma diciamo tutte e quattro le palettine di Armocromia di Wyvon. Perché le ho acquistate? Perché praticamente anche swatchandole in negozio le ho veramente trovate una bomba. E voglio anche qui testare nuovamente Wyvon perché sta migliorando moltissimo con la qualità dei suoi ombretti. Ottava domanda: palette che hai nel carrello e sicuramente comprerai. Allora, non ce l'ho nel carrello, non so nemmeno se la comprerò, però, se
se dovessi proprio farmi prendere una botta di matto, cerco di farvela vedere qui dal cellulare. È questa. Se non l'avete riconosciuta, è quella di Danessa Myricks, penso si legga così. È una palette praticamente fatta di tutti i colori, non solo metallizzati, ma anche proprio duochrome, triochrome. È una roba assurda. Costa 156 euro, non so nemmeno se la comprerò. Però ecco, momentaneamente questa è la palette dei sogni, nel senso che è una palette che aspirerò ad acquistare in un futuro lontano, però ci spero. Altrimenti, nel carrello non ne ho perché praticamente appena vedo qualcosa che mi piace, lo compro subito. Quindi, tipo ad esempio Mari, One Be Queen, quando mi aveva laggato, io avevo cioè nel senso, avevo in mente proprio di acquistare lei la prossima e l'ho fatto. E infatti alla domanda lei ha risposto proprio con questa palettina qui. Per il momento non ho nulla che devo acquistare, però ecco, un desiderio ce l'ho nel cassetto ed è proprio quella palettina lì. Dunque, la nona domanda, la penultima domanda è: palette che hai in programma di comprare al Black Friday? Non c'è niente che devo comprare, cioè che mi prefisso di acquistare per il Black Friday, che non ho, perché praticamente tutto ciò che mi piace lo compro senza problemi, senza aspettare sconti, oppure se trovo degli sconti del 20%. In generale su vari siti ne approfitto, però molto spesso acquisto tutto a prezzo pieno o comunque al prezzo di lancio con vari sconti che propongono i brand. Però vi posso dire che solitamente al Black Friday acquisto o Natasha Denona scontata oppure Huda Beauty, che generalmente sfornano in quel periodo le nuove uscite. La decima domanda, l'ultima, dice: fa ridere perché dice: pensi di avere un problema? Se sì, vuoi risolverlo? Io ho sempre pensato di avere un grosso problema, ma proprio tipo di tossicodipendenza dalle palette, cioè come ve la posso dire? Mi sento proprio una drogata in questo frangente. Io se non acquisto una palette penso che di sentirmi male. No, vabbè, al di là dell'ironia, no, non ci dormo la notte. È talmente tanto forte questa malattia, questa palettopazia che. Cioè, ci penso e ci ripenso. Tra l'altro, ecco, alla domanda se sì, vuoi risolverlo questo problema, vi dico: non sto a fuoco, eccomi, vi dico: no, non lo voglio risolvere perché è una mia valvola di sfogo da vari problemi comunque quotidiani che abbiamo un po' tutti. Quindi, perché dover dire di no ad una mia grande passione e perché dover dire di no a un collezionismo del genere? Cioè, nel senso, ognuno è libero di collezionare francobolli, tappi delle bottiglie. Io voglio collezionare palette. Per me non ce n'è un problema, nel senso, non me ne faccio un dramma se ho la disponibilità economica. Lo faccio e sinceramente non nuoce a nessuno, ecco. Ringrazio la gentilissima Mari del canale One Be Queen, che anche lei è una paletto pazza come me e ha riconosciuto la sua stessa malattia combaciare appunto con la mia, quindi siamo sorelle di paletto pazzia. Dunque, taggo a mia volta un'altra ragazza che ho conosciuto molto molto carina qui su YouTube, che si chiama Carolina Bonanni,
ho visto che anche lei fa un sacco di video comunque su le palette e le piace un sacco sperimentare con le palette o comunque con i colori e mi sembra anche lei essere una palette pazza. Quindi nulla, se anche a Carolina fa piacere di partecipare a questo tag, sei la benvenuta e non vedo l'ora di vedere il tuo video. Ma in generale, come vi dicevo anche nel precedente video tag, se siete praticamente interessati a fare questo video o comunque a rispondere a queste domande, il video tag è aperto a tutti quanti. Quindi, se volete, potete farlo anche voi che non siete stati taggati. E nulla, vi lascio le domande scritte in info box, potete rispondermi con un video oppure sotto nei commenti. E nulla, fatemi sapere se questa tipologia di video, se questo video chiacchiericcio vi è piaciuto, se non vi ha annoiato, se condividete alcune delle cose che ho detto. E niente, noi ci vediamo al prossimo video e vi mando un grande bacio. Ciao!